Ciao a tutti, oggi voglio provare a preparare insieme a voi una ricetta un pochettino più elaborata, un pochettino più lunga. Sarebbe la pizza napoletana. Non l'ho mai fatta, però ci proviamo assieme. Prendiamo 1,7 kg di farina, 1 litro di acqua, abbiamo 50 g di sale e 1 grammo di lievito. Adesso prendiamo un contenitore nel quale ci mettiamo il nostro litro di acqua, i nostri 50 grammi di sale, che se volete un pochettino l'impasto più saporito potete arrivare a 55 grammi. Iniziamo a mescolare fino a quando il sale sarà sciolto completamente. Mescoliamo, mescoliamo. Ci siamo quasi. Ok, poi prendiamo, io ho i misurini piccoli, quindi prendo 3 misurini di farina e li aggiungo alla nostra acqua e sale e mescolo fino a quando non vediamo più la farina nell'acqua. Non vi preoccupate, ci saranno dei grumetti, ma tanto adesso andiamo ad aggiungere tutto il nostro liquido alla nostra farina. Ok, andiamo ad aggiungerlo. Tutta la farina, prendiamo qua. Ho dovuto prendere una pentola grossa perché sennò non mi ci stava tutto assieme. Ok? E ci aggiungiamo anche il nostro grammo di lievito. Io ho messo 1 grammo di lievito secco. Se usate il lievito fresco, ne mettete 4 grammi. Iniziamo a lavorare. Se lavorate a mano è un pochettino più lungo. Se lavorate in un'impastatrice, perché la planetaria per fare la pizza napoletana non va bene, ci andrebbe un'impastatrice con il gancio a maglia che prende da sotto a sopra e noi con le mani facciamo lo stesso lavoro. Così, da sotto a sopra, da sotto a sopra. In questo modo qua, fino a che non si stacca poi tutta la farina completamente dai bordi e che l'acqua viene assorbita totalmente dalla nostra farina. Io ho messo 1,7 kg di farina. Se è una farina che assorbe un po' troppo liquido, un po' troppo, si arriva a 1,8 kg. Io ho una 00 che ci va abbastanza forte come farina. Quindi ho messo solo 1,7 kg, poi ad aggiungere comunque uno è sempre in tempo. Facciamo questa lavorazione qua. E adesso ci spostiamo sul nostro piano di lavoro e continuiamo a lavorare in questo modo per 15 minuti. Dopo che abbiamo lavorato 15 minuti nel nostro impasto, risulterà così. L'impasto sarà pronto quando al tatto rimane umido, ma non attacca le mani in questo modo qua. Se provate con il dito ad andare giù nell'impasto, l'impasto torna su completamente. Adesso andiamo a fare la prima lievitazione, che è di una tempistica di 2 ore, la prima lievitazione. Andiamo a metterla in un contenitore. Io uso di nuovo quello che ho usato prima, che ho utilizzato prima. Andiamo a metterlo qua. Lo copriamo con un canovaccio, lo lasciamo lievitare in un posto lontano da fonti di aria per 2 ore e poi passiamo alla seconda lievitazione che sarà poi di 4 ore. Passate le nostre 2 ore, andiamo a prendere il nostro impasto che è raddoppiato di volume, poi lo mettiamo sul nostro piano di lavoro, sempre senza farina perché tanto la farina ci servirà poi solo quando dovremo stendere poi le nostre pezze, quindi sempre senza farina. Andiamo di nuovo, ma molto delicatamente, a ricreare la nostra palla, così, in questo modo qua, ok? Poi prendiamo la nostra bilancia. E andiamo
farci delle palline che siano più o meno dai 180, se la volete piccolina, ai 300 grammi al massimo. Quindi andiamo a pesare. Questa è grande, grande. Bella pesantuccia, quindi... Ok. Ok. Io le faccio da 2,50. Poi andiamo a fare le nostre palline. Così. In questa maniera qua. E andiamo a metterle nei nostri contenitori ermetici. E le lasciamo riposare per 4 ore. Eccoci. Sono passate altre 4 ore dalla lievitazione delle nostre pizze. Questo è il risultato di ogni singola pallina, io l'ho messa in piccoli contenitori perché non avevo un grosso contenitore ermetico, quindi ho fatto diversi contenitori ermetici. Allora, adesso andiamo a prendere la farina, la nostra farina della pizza, ok. Poi andiamo a allargarla spingendo con le mani verso i bordi. Come spessore, perché la ricetta me l'ha data il mio amico napoletano, quindi mi ha detto che come spessore deve essere sui 2 centimetri verso il bordo, però deve essere abbastanza fine centrale. E la pizza napoletana, quella originale, mi ha detto che non si deve assolutamente usare né mattarello né niente, però stenderla solo nelle mani. Quindi ci proviamo, vediamo un po' come cosa riusciamo a combinare, che pasticci riusciamo a combinare. Nel frattempo ho messo sul fuoco nella mia padella di pietra, perché la cottura originale della pizza napoletana va a una temperatura di 400 gradi. Il mio forno non arriva a 400 gradi. Chi ha la fortuna a casa di avere un forno che arriva a 400 gradi, benissimo. Chi non ce l'ha, fa come me. Poi accendiamo nel frattempo il forno sul grill, che si scalda bene, quindi la passiamo poi 3 minuti all'incirca nella padella, la condiamo poi direttamente in padella e poi la passiamo altri 3 minuti più o meno sul grill. Andiamo a provare a cuocere la nostra pizza. Ok, la temperatura è bella alta. Adesso proviamo. Facciamo che prendiamo un coperchio. I primi istanti lo copriamo bene. Sì, Leo, dopo arriva, eh? In attesa, fame. Dopo, Leo, dopo. Ok? Un po'. Che esperimenti, eh? Beh, ci proviamo, perché è proprio un esperimento. Okay. Possiamo mettere il nostro condimento, non sta ancora facendo i bordini, bisogna aspettare ancora un attimo che si alzino bene i bordi, così mi è stato detto, però non so neanche se sono all'altezza. El niño lobo solo quiere jugar con el palo.
ci proviamo. Per imparare bisogna provare. Possiamo metterci il nostro pomodoro. Proprio come, però ci proviamo, dai. Devono passare ancora più o meno un minuto e mezzo, io sto tenendo il conto, e poi andiamo 3 minuti nel grill del forno, tenendo bello alto. Facciamo un bel goccio d'olio. Ok, adesso sta venendo bella bella la crosta, quindi posso ritenermi soddisfatta per essere la prima volta, poi bisogna migliorare perché a quanto pare, oh che bella, sì, guardiamo sotto, ok, bellissima. Ok, ancora un minuto così e poi andiamo a metterla nel grill. Ecco qua le nostre pizze. Beh, sono soddisfatta, non sono perfette, però qua abbiamo come sono venute quelle rosse, classiche, margherita. E poi ne ho fatte anche la versione bianca, ai 4 formaggi. Adesso in quella margherita, un po' di olio extravergine a crudo. E buon appetito!